Benissimo, allora ciao a tutti, ricomincio da capo, ho fatto 20 minuti di chiacchierata con la mia nonnina qua, senza audio, non si sentiva niente, per fortuna che fiamma, gas e altri mi hanno detto che non si sentiva, e ricomincio da capo. Io in questo video cercherò di spiegare TRIPS a chi non ci ha capito niente, cioè roba che anche la nonna dirà non mi trattare da rimbambita perché sono cose semplici, ok? Adesso spero che mi sentiate. Allora, molto semplicemente, prima che scappiate dal video se è registrato, che cavolo è TRIPS? Tan 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 tan. Ok, mi sentite? TRIPS è... No, sbaglio, parto già male. TRIPS sarà Airbnb senza Airbnb, Booking senza Booking. Cioè, quello che fa Airbnb senza l'azienda Airbnb dietro. Un attimo di assolvimento della cosa, come Booking.com senza l'azienda Booking.com dietro. Un attimo che assorbite questo concetto terribile. Ma è già successa una cosa del genere. È successa quando per telefonare dovevamo chiamare qualcuno e costava tanto, in particolare costava tanto chiamare all'estero perché dietro c'era la Telecom, ok, per esempio. A un certo punto la tecnologia è avanzata, è apparso internet e di colpo ci troviamo con WhatsApp dove non paghiamo nulla, ok? Non paghiamo nulla e abbiamo non solo le telefonate che c'erano anche prima, abbiamo telefono, videochiamata, messaggi vocali, chat, cioè una tecnologia molto migliore della telefonata vecchio stile, gratis. Okay. Ora, dietro WhatsApp, per carità, c'è WhatsApp, non è gratis perché ci fregano i dati, eccetera, ma noi non faremo quella cosa lì. In realtà WhatsApp potrebbe essere, come era Skype all'inizio, un software che tu metti online, è un protocollo, quindi un software che metti online e funziona da solo, senza che nessuno ci metta dei soldi e che nessuno prenda dei soldi. Okay? So che ho detto una cosa incredibilmente difficile da credere. Eppure è così. Ok? E la tecnologia, in questo caso questa famosa, incomprensibile, maledetta blockchain, permetterà di mettere in piedi sistemi dove tu hai un software, un sito come Airbnb, ma dietro non c'è nessuno. Ok? Ora, se comincio a spiegarvi come funziona, andiamo nel tecnico e dite, ma non si capisce niente. Fidatevi, nessuno vi ha mai spiegato come funziona WhatsApp. Nessuno vi ha mai spiegato come funziona Skype, ok? Nessuno vi ha mai spiegato come funziona Airbnb dietro le quinte? Perfetto, non ve lo spiego. TRIPS sarà Airbnb senza un'azienda dietro. Ok? Ora, se volete capire come funziona, ci sono 80 miliardi di video e insomma 2 anni che ci lavoro, quindi di roba, se volete capire, ce n'è quanta ne volete. Ma questo è un video per chi non ci ha capito niente, e di solito chi non ci ha capito niente per due motivi. Allora, uno è che non ci ha proprio capito niente, perché ha trovato i video tecnici, ha trovato le spiegazioni tecniche rivolte a persone magari un po' più tecniche, oppure non ha capito perché sperava di capire dando 10 secondi di attenzione e se non c'era anche una bella foto intrigante dietro di sfondo, non, no, le cose sono complicate, io voglio le foto intriganti, voglio vedere la foto di Instagram e capire tutto. Ok, allora, foto di Instagram dove capisci tutto. La vecchietta che dice TRIPS, per chi non ci ha capito niente, TRIPS è Airbnb senza Airbnb. Ok, adesso vedo un attimo se posso immaginarmi altre domande che si fanno senza andare nel tecnico. Quindi, sì, quello che oggi è Airbnb, quello che fa Airbnb per noi, lo farà il software e quello che fa Airbnb per noi lo farà il network. Cosa fa Airbnb per noi oggi? Cosa fa per meritarsi un quinto della torta? Allora, a parte chiaramente il marketing, eccetera, ma a livello pratico, cosa fa? C'è un sito online dove io posso trovare, cercare alloggi, caricare alloggi. Tutto bene? Vedete che chiedo, eh. Si sente? Ok, quindi è un sito, perfetto. Il sito lo possiamo fare anche noi, lo possiamo fare in maniera completamente gratuita.
e lasciare che sia online. Ok? Poi cosa fa? Gestisce i soldi. Perfetto. Possiamo gestire i soldi anche noi in maniera automatica. Invece di spedire i soldi ad Airbnb, il cliente li spedisce a un software. Adesso non dico neanche parole tipo blockchain, smart contract, li spedisce a un software. Questo software aspetta, quando tu come cliente vai lì a dormire e ti trovi bene, lo rilasci. Bene? Il software che sostituisce l'azienda. Airbnb usa le banche, ok? Noi useremo il software, barra le criptovalute, ma ho già detto una parola che non dovevo dire perché sono ancora difficili da digerire le criptovalute. Però di base tu mandi i soldi si bloccano, non li puoi riprendere, l'host non li può ancora prendere. Vai lì, la stanza è bella, liberi i soldi. Quindi il software che sostituisce le banche di Airbnb. E se c'è un problema? Porca miseria, c'è un problema. Sarebbe bello se non ci fossero problemi, no? Può darsi che ci sia un problema. E se c'è un problema, il software non ce la fa a gestirtelo. Perché se io, bella ieri sera, ho fatto questo esempio, ero a cena con questi ragazzi qui ad Atene e gli ho fatto l'esempio, se tu sei in un Airbnb e chiudi la finestra e crolla il vetro, di chi è la colpa? Colpa della finestra? Colpa tua che hai sbattuto? E un ragazzo che era lì davanti fa: guarda, sono andato in Bulgaria, ho chiuso la porta della doccia e mi è crollato il vetro addosso. Quindi esattamente questo caso. Non esiste un software, neanche l'intelligenza artificiale, che ti automatizza la decisione su chi è la colpa. In realtà, in questo caso, neanche gli umani sanno di chi è la colpa. Forse lo sa il proprietario della casa, che sapeva che la finestra era vecchia, però magari non si è accorto che era un po' rotta, ok? E dà colpa al cliente. Cioè, a volte veramente in questi casi non è possibile trovare il colpevole. Approccio booking.com, fatti tuoi dell'host, affitti casa, ci guadagni, fatti una cacchio di assicurazione, se hai problemi ti fai pagare dall'assicurazione, danni alla casa, oppure peggio col vetro che va addosso sul povero guest, si fa male, danni per terzi, te la gestisci te, approccio booking, ci sta benissimo anche con Trips volendo, no? Dici, fai una cosa così che è professionale, gestisci le problematiche di questo tipo, esistono assicurazioni da tanti anni, usa l'assicurazione, approccio B&B un po' più diciamo, per dire che copre un po' più di problematiche, forse un po' più commerciale, dice: guarda, qualsiasi cosa è 1 milione di dollari di danni, che poi in realtà, insomma, vabbè. Ok. Oppure hai la caparra del cliente. Ok. Anche Trips vuole approcciare a questo approccio, cioè c'è una caparra, se il cliente fa un danno, prendiamola questa caparra. Viceversa, se tu fai danno al cliente, abbiamo i soldi che il cliente ti ha pagato, ma non ancora rilasciato, e ne diamo una parte al cliente. Di base c'è una decisione da prendere, ok? Invece di farla prendere a un'azienda dietro, quindi ad Airbnb o a Trips, che quindi acquisisce potere ed è quella che decide se tu sei o non sei degno di restare nella piattaforma, lo facciamo decidere alle persone che giocano con la piattaforma, gli host, i guest. Quindi tutti possono diventare giudici. Vengono remunerati per il giudizio che fanno e dando un voto, loro parlano, vedono le foto, discutono, alla fine in 5 danno un voto, su 5 c'è per forza una maggioranza, parte un'istruzione al software che rilascia i soldi alla persona che vince la causa. Questo è super teorico ad oggi, ci vorrà qualche anno, ci sono, o lo facciamo noi o ci attacchiamo a qualche azienda che fa questo tipo di cose nella blockchain, insomma, questo è molto presto. Quindi in questo caso, di nuovo, siamo riusciti ad evitare di mettere una struttura dietro che acquisisce troppo potere. Ma la cosa più figa di Airbnb, no, ho sbagliato, la cosa più bella di Trips è questa, in questi giorni di deplatforming, no? Nei giorni in cui cominci a sentire persone che purtroppo perdono il loro account. Allora, nonnina, in Airbnb, adesso glielo spiego alla nonnina che non conosce neanche Airbnb. Nonnina, Airbnb, se tu stai 3 anni in questo sito e hai 1.000 recensioni, poi loro per qualche motivo ti sbattono fuori, tu perdi tutto.
Quindi sei a zero, non ti porti a casa niente, tutti i clienti li hai persi, a meno che non ti sei segnato il numero telefono, ma soprattutto tutte le recensioni le hai perse, le recensioni, i giudizi di queste persone, li hai persi. E cos'è la cosa più preziosa che hai tu in un account Airbnb se non le recensioni? Le foto, le descrizioni, sono tutte cose che puoi rifare. Ok? Le mail dei clienti, se proprio ti sforzi, te le fai dare dal cliente, così ti crei un pacchetto clienti. Cosa che pochi fanno, purtroppo, ma siamo anche svantaggiati, nel senso che il bimbo non è che voglia che tu lo faccia, infatti offusca le mail personali. Ma le recensioni, quelle sono fondamentali, se perdi quelle, come fai a recuperarle? Ok? E qui la figata di Trips, perché se tu carichi il tuo alloggio in Trips oggi e carichi foto, descrizioni, foto del profilo, eccetera. Nel momento stesso in cui tu li carichi, non li stai caricando veramente in Trips, li stai caricando sulla di blockchain, li stai caricando in internet, non sono nostri. L'unica persona al mondo che ha controllo sulle tue foto, le tue descrizioni, sei te. Quindi Trips può dire, vabbè, sei fuori da Trips perché ti sei comportato male. Sei fuori, non sei più in Trips. Lo può fare, a parte che non lo fa Trips, ma lo fa di nuovo la community, quindi le persone che partecipano a Trips. Ma tutte le tue foto, le tue descrizioni sono ancora lì e sarai in Trips 2, Trips 3 o tanti altri siti simili che nasceranno. Quindi il tuo rischio è sparso su 100 diversi portali. E se hai acquisito recensioni, tu alla prima recensione che acquisisci, anche quella non va in Trips. Trips la fa vedere nel sito. Ma non va nei server, non è server questa parolaccia, non va in Trips, non è nostra, è tua ed è online. È come se tu avessi un cloud personale. E poi queste recensioni, queste 1000 recensioni che acquisisci, quando poi Trips ti sbatte fuori, perché magari ti comporti male o che cavolo ne so, ma non importa, sei fuori da Trips, ma Trips è uno dei tanti progetti. Ok? Addirittura ti puoi fare tu. No, è troppo complicato, non andiamo lì a farti fare trips alternativi, però qualcuno farà un trips alternativo, qualcuno farà, e noi lo incoraggiamo dal primo giorno a farti il tuo portale solo per Milano, a farti il tuo portale solo per ville, a farti il tuo portale solo per ville che accettano famiglie, oppure no, che accettano, che sono dedicate a famiglie, a farti il tuo portale che accettano solo famiglie con cani, o il portale solo per gay, oppure solo per famiglie con cani gay, oppure solo per celiaci, oppure cani gay celiaci, cioè qualsiasi verticale, qualsiasi sito dedicato può farsi una versione nostra di Trips, senza comprare il codice, senza rifare il codice, insomma. Prendendo quello che abbiamo fatto noi, facendo una copia e provando un nuovo sistema. È come se tu aprissi una pasticceria e qualcuno può dire: beh, io voglio fare una pasticceria come la tua, ma per i celiaci. Tu fai un copia e incolla della pasticceria, non spendi una lira, la sbatti attaccata alla mia pasticceria e ti fai quella per celiaci. Dici: beh, ma allora Trips, che ci sta a fare se tutti lo copiano? Ma è bello che ci copino, intanto perché l'obiettivo non è fare bello me o fare bello Trips, ma è creare un'alternativa, anzi potenzialmente 100 alternative, che non se ne può più di avere solo Booking e Airbnb. Ok? È troppo rischioso. Tanti dicono: ah, ti hanno sbattuto fuori da Airbnb, dovevi essere anche in Booking. Sì, siamo tutti in Booking e Airbnb, ma tanto poi o hai le prenotazioni da uno o dall'altro, è rarissimo riuscire a avere abbastanza equilibrate. Non parliamo di altri portali che ormai sono abbastanza irrilevanti, tipo HomeAway, dipende un po' dalle zone, in certe zone HomeAway funziona, ma insomma di base purtroppo è un duopolio. Quindi non so se sto complicando tutto. Quindi l'ideale dove vogliamo arrivare noi è non avere Trips, avere 100 Trips, che non si chiamano Trips, ma sono magari completamente staccati, dove tu hai però un annuncio solo. Solo le tue foto, solo le tue descrizioni, tutte le tue recensioni, tutte con te, una volta sola. I calendari non li devi aggiornare in 100 siti, me li aggiorni una volta, sono già aggiornati. I prezzi, idem, eccetera, eccetera. E se ne salta uno, ti sbatte fuori o salta, ma per te cambia poco perché tanto sei in 100, ok? Boh. Tutto questo perché l'obiettivo non è fare una startup che
che poi faccia la famosa exit, non è fare prendere gli investimenti, farla crescere, conquistare, anche questi termini militareschi, no? Conquistare i mercati e poi fare le barriere all'ingresso, quindi questi muri medievali attorno alla startup. Non è questo l'obiettivo. Questo è il modello del XX secolo, che è il modello nuovo, è tutto aperto, facciamo qualcosa che funzioni, perché tanto se funziona ci guadagniamo tutti comunque. Quindi il problema di arricchirsi, il problema di dire faccio una startup invece di fare il dipendente, perché rischio, ma almeno se funziona mi arricchisco. A parte che nella startup le possibilità sono talmente basse che non è, se lo fai per i soldi non è proprio il caso. Ma se funziona Trips, cioè i primi, io primo e anche gli altri, alla fine i soldi li facciamo. Okay? Quindi l'obiettivo economico c'è, l'incentivo economico, non è ideologico, perché se fosse ideologico, un giorno in cui mi sveglio male, no, vabbè, non c'ho più voglia, ho combattuto per il popolo non mi segue, classico, chiudo e me vado a lavorare da Booking.com, mi prendo i miei tot 1.000 euro al mese e via. No, boh, brutta, brutta, diciamo, prospettiva. No, l'obiettivo è fare i soldi, quindi c'è l'obiettivo ideologico, c'è l'obiettivo, diciamo, l'incentivo economico, quindi è molto solido come concetto. E se tu mi fai la pasticceria accanto alla mia, mi fai un trips un po' diverso, io da te imparo. Se tu fallisci, io so già co una cosa che non funziona, ok? E non la devo provare io. Se io fallisco, se Trips fallisce, tu impari da Trips. Quindi più esperimenti ci sono, meglio è per tutti, perché tutti impariamo da uno dagli altri. E se uno funziona, gli altri capiscono cosa funziona e possono fare simile. Insomma, stiamo tutti imparando. Se poi noi scriviamo del codice e miglioriamo Trips, tu quel codice lo puoi prendere. Quindi è come se facessimo, guarda, funziona meglio con quel tipo di frigo nella pasticceria, copia e incolla, fatti il frigo uguale, gratis. Capite come abbiamo adesso i due vecchi sistemi Airbnb, Booking, eccetera, che non riescono ad avere questo tipo di innovazione. Nel lungo termine la scommessa è che questo modo sia più innovativo, quindi più vicino alle esigenze delle persone. Domando se si sente, guardo un po' in giro se qualcuno sta commentando per capire, perché non so mai se funziona. Allora, Alessandra che ha commentato in Trips. Benissimo, Fiamma. Ok, se avete domande fatele, perché non c'è nulla di più bello che sentirsi fare delle domande sui live. Si fanno tra l'altro per quello. E aspetta che c'è il messaggio di Alessandro che non riesco a togliere. Ok. Eh sì, appunto. Allora, Alessandra Simeone, penso che fossi tu che hai detto nel gruppo Luca, Trips è difficile, Luca non se ne rende conto. Se eri test, questo video te l'hai creato, il potere di internet e via. Allora, dovremmo arrivati. Boh, io ho detto tante cose, spero il più semplice possibile. Questa vecchietta un po' rotta, aspetta che la spostiamo. E dai, sempre a guardarci con questi occhi. Ah, cavoli, ma ero in. Si vedeva solo me, ok? Allora, facciamo così, perché sono sicuro che c'è un ritardo. Era questo, era lo scopo. Va bene, dai, è improvvisato. Cos'altro? Allora, per ispirazione vado a vedermi questo articolo che mi ero scritto. Ma intanto è normale non averci capito niente, perché. Perché è normale, non avete capito niente? Perché all'inizio delle tecnologie si spiega la tecnologia. Quando hanno inventato la macchina, il motore a scoppio, che c'era il motore a scoppio, che era una cosa fantastica e nuova rispetto al cavallo, di cosa volevi parlare? Ovvio che parlavi del pistone, che parlavi aprivi il cofano e cominciavi a spiegare sto cavolo del motore. Ma la tecnologia dell'automobile è diventata di massa quando abbiamo chiuso il cofano e il discorso si è spostato su: queste sono le chiavi, questo è l'acceleratore e il colore della carrozzeria lo puoi scegliere tra nero, giallo, verde, eccetera. E la blockchain non siamo ancora lì, ok? Quindi è normale che tanti non capiscano. Però capire almeno a cosa serve la macchina, che dire col cavallo ci vuole una settimana per arrivare là, in macchina ci vai in una giornata,
Questo bisogna farlo capire, sto provando a farlo capire con questo video, ok? Qual è la differenza con Airbnb? Che Airbnb nasce appunto come startup che ha preso dei soldi da investitori per moltiplicarli, ha creato un marketplace e adesso quei soldi li sta moltiplicando per fare in modo che chi è entrato pagando 1.000 euro nel 2008 oggi se ne esca con 1 milione. Questi sono i parametri, chi ha messo 1.000 euro più o meno 1 milione. No, scusate, 3 milioni, perché vale 30 miliardi. Quindi è l'exit che aspettano gli investitori. Airbnb è costretto a guadagnare, giustamente, è anche costretto a guadagnare perché se non guadagna non può reinvestire per fare la guerra a Booking. Non andiamo sui discorsi commerciali perché la domanda dopo è: ma come fate a battere Airbnb? Ho fatto dei video, ho spiegato, eccetera. Non batteremo Airbnb, non è quello lo scopo. Il scopo è creare un'alternativa. Per tutti, perché non se ne può più di avere, non avere alternative, ok? Adesso però più parlo e più complico. No, basta, io se non ci sono domande penso di aver detto le cose semplici. Ditemi se ho spiegato semplicemente e se avete domande, se no io chiudo anche qua perché poi i video più sono lunghi e meno vengono guardati e credo che siamo già a mezz'oretta di chiacchierata, quindi io adesso chiuderei. Allora, vi do 10 secondi. Ah, guarda, 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 c'è una domanda di Alessandra. Fantastico, Alessandra. Ok, mi ha fatto la domanda in YouTube. Voglio esserci, qual è il primo passo? Allora, qual è il primo passo? Tu puoi già essere in Trips oggi, ci sono una sessantina di appartamenti. Però tu quando entri in Trips, l'ultima cosa che succede è che arriva in prenotazione, cioè non arrivano, non siamo ancora in quella fase. Io sono adesso ad Atene per entrare un po' nel mondo cripto e parlare di Trips e portare i primi nostri, diciamo, clienti. Però è presto, è molto presto. Una cosa che puoi fare per entrare in Trips, che lì dipende molto da te, hai voglia di capire, hai voglia di imparare, eccetera, eccetera. Allora, in quel caso lì c'è un sacco di materiale da studiare. Però, se vuoi semplicemente entrare in Trips, ti giro un link già di per sé complicato, dove fai richiesta di entrare in Trips. Hai due alternative. Ma te lo dico qua intanto, perché ho sbagliato il link. Due alternative. Facciamo tutto noi e non ci pensi più. E quindi il tuo lavoro è semplicemente leggere un modulo, e lo stesso modulo ha già fatto scappare tante persone, perché è un modulo lungo, ci vogliono 10 minuti. Chi li ha 10 minuti al giorno d'oggi? No? Po' polemico oggi. Alla fine di questa pagina c'è un modulo, tu clicchi il modulo e fai richiesta, che facciamo tutto noi. Facciamo tutto noi vuol dire che te lo carichiamo noi, ti gestiamo le richieste, le prenotazioni se per caso arrivano e ti arrivano i soldi da noi, dalla società, neanche Trips, ma la società che ho io in Bulgaria, che Adormo, che è quella che ho da 4 anni, che fa appunto questo, gestione prenotazioni, e guadagni almeno quanto guadagneresti per quella stessa prenotazione in Trips e probabilmente qualcosina di più, ok? La cosa bella però sarebbe che impari un po' a capire e te lo gestisci te, quindi noi non facciamo nulla, ti carichi da sola nella blockchain. Non è complicato perché da qualche giorno c'è anche l'app dove puoi farlo da sola e basta. E giochi un po' con questa app. In questo caso dovresti andare invece. Vediamo se c'è un link sempre in quella pagina. Sì, per sempre quella pagina c'è un link in alto, affiliazione Origin, che è il software che usiamo, te lo linko qua e lì ti crei l'account, fallo da cellulare. Da oggi in poi conviene fare tutto a cellulare per approcciarsi a questo mondo, perché è relativamente facile rispetto al computer, ok? Basta, e ci sono dei video che spiegano questo processo, Alessandra, sono in quella pagina che ti ho girato, ci sono vari webinar, c'è tanta roba da fare. Ora, dimmi
non essendo ancora arrivati a livello WhatsApp, dove tutto è estremamente intuitivo, purtroppo c'è da studiare se vuoi arrangiarti. Okay? E si sta semplificando abbastanza velocemente, ma non credo che prima di un anno sia estremamente semplice. Ma già se guardiamo da 3 mesi o 6 mesi fa, abbiamo fatto dei passi in avanti incredibili dal punto di vista facilità di onboarding sul progetto. La cosa veramente interessante, Alessandra, è quella di capire questo mondo, perché se ti appassioni ti si apre un mondo di possibilità anche al di là di Trips. Ok? Va bene, io adesso già sto ricadendo nelle cose complicate. Basta, allora io chiuderei qua, vediamo se ci sono domande, commenti, offese, insulti. No. E allora chiudo qua e ci vediamo la prossima volta. Saluti da Atene e buon tutto. Ciao.